eccoci, siamo pronti per un altro strepitoso sabato sera. Questa sera ospite speciale del NAMI di Fisciano, il nostro DJ Aniceto, DJ di origini salernitane ma che è ben espatriato ovunque, molto famoso in tutta Italia soprattutto per la sua campagna contro la droga. Una bellissima intervista con lui e una strepitosa serata firmata NAMI. All right, girl, when I
Ma che bontà, direttore, questa sera da Rosso Pomodoro mi avete fatto una cosa buonissima, mi avete preso per la gola. Buonasera a tutti, mi fa piacere che hai gradito tutto felice, ciò che hai mangiato. Felice, mi sento proprio felice, anche perché vi devo dire, adesso vi dico prima che cosa ho mangiato e poi vi dirò che era talmente leggero. Ho mangiato una pizza, tra l'altro l'ho mangiata circa alle 11:30, potremmo dire, no? Perlomeno. Sì. Alle 11:30 di sera tu mangi una pizza e dici madonna mia sarà pesantissima, non la digerisci più, no per niente, cioè io mi sento leggera come una piuma, ve lo giuro, cioè leggerissima, proprio sai quell'impasto lievitato bene, che si digerisce bene, soprattutto con la cottura perfetta, che non c'è quel po' di crudo che dici insomma è difficile da digerire, no per niente, e poi era ai 5 cereali? Sì, allora era, la base era un impasto ai 5 cereali, con praticamente condita con provola, mortadella Bologna IGP e granella di pistacchio di Bronte tostato. Mamma che buona. Questa è una pizza fra l'altro che abbiamo portato anche ad Expo a Milano l'anno scorso, quindi è una pizza che è andata molto forte, quindi ha scelto proprio una pizza buona. Brava Manu nella scelta, ma soprattutto bravissimi perché mi dovete credere, cioè oltre vabbè la digeribilità, l'impasto buonissimo, la cottura perfetta, ma poi si sente quando i prodotti sono buoni, cioè quando metti un prodotto di qualità sulla pizza lo senti, è sì, inevitabile. Allora, in pratica cioè sulla... te ne accorgi che la mortadella è una mortadella di qualità, che il pistacchio è un buon pistacchio. Quando riguarda la pizza non puoi sbagliare nessun passaggio, devi fare un buon impasto, devi usare degli ottimi prodotti, ci deve essere il pizzaiolo che ci deve mettere anche la sua parte e poi la cottura termina il tutto. Quindi se viene meno uno di questi passaggi puoi anche usare un prodotto di qualità, ma poi sbagli uno di questi passaggi la pizza non ti entusiasma. Esatto, e poi il tutto condito da una velocità incredibile, che è una cosa della quale abbiamo tutti bisogno, perché poi alla fin fine quando arrivi in un ristorante generalmente immagina il ristorante pieno, tavoli pieni, sono tutti affamati, ognuno vuol mangiare subito. Cerchiamo di essere veloci. È stato insomma anche questo. Anche questo, sì, benissimo, questa sera vi ho fatto tanti elogi, dai. Visto che stavi parlando della pizza, quindi ora spiego un attimino. Arriva il dolce? Anche. No, non arrivare ancora al dolce. Visto che parlavamo della pizza, oltre ai 5 cereali, che fra l'altro è l'impasto che abbiamo inserito proprio questo mese, abbiamo altri due impasti, che sarebbe l'integrale con una farina praticamente interamente integrale. Poi abbiamo un altro impasto, che è l'impasto con la farina 00, quindi il classico per la farina e per la pizza classica napoletana. E mentre per i celiaci abbiamo la pasta, cioè l'impasto per i senza glutine, quindi sì, viene cotto nella teglia, quindi non c'è contaminazione. Tra l'altro proprio ieri abbiamo avuto l'incontro anche con l'AIC per il rinnovo anche di quest'anno, ci hanno praticamente elogiato controlato. Perché abbiamo quasi il massimo del voto, abbiamo 4.5 stelline, quindi siamo uno dei locali, fortunatamente per noi, ci fa piacere aver ricevuto anche questo complimento dalla presidente dell'AIC. Quindi ecco, oltre al senza glutine poi c'è anche il senza lattosio, perché questa è un'altra intolleranza che ultimamente sta aumentando, quindi abbiamo inserito anche la mozzarella di bufala senza lattosio, che potete trovare fresca il venerdì e il sabato, mentre durante la settimana facciamo solo la pizza con la mozzarella senza lattosio. Quindi ecco, questo è ancora un altro punto a favore per gli intolleranti. Questo è un po' il tutto per quanto riguarda la pizza. Ecco, l'impasto che tu prima dicevi che era digeribilissimo, anche questo è dovuto da una doppia lievitazione che va oltre le 24 ore con un impasto praticamente che viene impastato con lentamente per non surriscaldare l'impasto, in modo che le proprietà organolettiche non vanno via e niente, e tutto questo poi va a dare un risultato che poi ecco appunto è proprio quello che stavi spiegando tu prima, dopo aver mangiato la nostra pizza. Allora, altra cosa che è un ottimo fattore è che qui praticamente potremmo dire che è tutto fatto in casa, cioè veramente noi compriamo solo la materia prima e facciamo tutto da noi. Infatti mi dicevi 5 cereali, noi facciamo anche il pane. Ho mangiato, ho assaggiato, che mi stava quasi per azzannare la zeppola di San Giuseppe di Enzo Pellegrino. Dico no, la vorrei solo assaggiare, mi stavo per mordere una mano, ma ragazzi, una bontà unica, una crema buonissima. Sì, fra l'altro lo chef sta terminando ancora le ultime cotture, perché poi domani, che è domenica, arriva Enzo e se le mangia tutte. Domani ci saranno zeppole di San Giuseppe a volontà per tutti. Buona. Quindi sì,
ci viene bene anche la zeppola di San buona, Giuseppe. Buona, devo dire la verità, ok. Questa sera proprio io ho fatto la tester e avete raggiunto un ottimo... Allora, andiamo avanti, approfittiamo per ricordare, tu hai già detto i nuovi ingredienti delle nuove stagioni. Allora, a breve siamo alle porte, sta arrivando anche aprile, quindi con aprile arriva la primavera e niente. Aprile dolce dormire? No, dolce mangiare. Arriva la primavera, poi dopo ci sarà l'estate, quindi andiamo nei mesi caldi, quindi ci sembra giusto cambiare il menù e cambieremo completamente tutto il menù, sarà rinnovato con tante pietanze nuove, a fare parte del nuovo menù ci saranno i carciofi, le melanzane, i peperoni, le zucchine che poi sono tutti i prodotti di questi mesi, impasti delle pizze nuove, primi piatti come il fagiolo e cozze perché con l'arrivo di aprile sarà anche il mese ecco, dei frutti di mare e quindi abbiamo inserito anche due o tre piatti con a base di mare, quindi il fagiolo e cozze che l'anno scorso è andato fortissimo, poi abbiamo lo scialatiello con pomodorino giallo e vongole, vongole veraci che è anche molto buono, scialatiello con melanzane, zucchine e peperoni alla brace, con pesto di basilico, ecco perché aprile arriva anche il basilico, quindi il pesto fresco, e scaglie di caciocavallo podolico. Un altro prodotto della nostra zona della Vellinese. Quindi ecco, oltre a questo ci saranno tanti altri piatti. Però non è solo questo il rosso pomodoro, è anche braceria. Infatti potete, da noi potete gustare delle ottime carni, quale la manzetta prussiana, la bavarese o anche la scottona, quindi ce n'è Black Angus America, ce ne sono di diverse tipologie, quindi ecco veramente riusciamo. Completezza in questo senso e arriviamo, andiamo un pochino insomma più in là perché del resto aprile è ormai alle porte e quindi ad aprile c'è? Arriva Pasqua. Finalmente aprile. Tanto attesa, Pasqua e Pasquetta, la Pasquetta mi sa che è ancora più attesa della Pasqua. Vabbè, sì, Pasquetta è il divertimento, Pasqua è il giorno sacro e santo che... Che si mangia l'uovo di Pasqua, ecco l'uovo sa e si mangia l'uovo di Pasqua, l'agnello, hai ragione. Okay. Apriamo la colomba. Che bello! E poi arriva la Pasquetta e veniamo tutti quanti a mangiare dal suo pomodoro. L'arrivo di Pasqua, quindi praticamente abbiamo un bel mese. Speriamo che sia un mese caldo perché esatto. Se sarà bello caldo riusciremo anche piscina. Ad organizzare una Pasquetta a bordo piscina, quindi tutti a bordo piscina con il sole se ci accompagnerà. Sono diversi anni che non ci accompagna, ma credo che noi questo, siamo sempre fiduciosi. Credo che questo sia l'anno giusto. Non lo dire, ti voglio bene perché se no... Speriamo che sia una giornata di sole, quindi organizzeremo una bella Pasquetta a bordo piscina con la band live che accompagna allieterà tutta la giornata, quindi ecco per una giornata diversa, una Pasquetta diversa puoi scegliere il Dami dove abbiamo diverse sale, abbiamo sia sale al coperto, quindi abbiamo il ristorante Rosso Pomodoro che è al coperto, quindi se piove siamo coperti, la sala a piano superiore dedicata alla ludoteca. Ai bambini che troverete anche il sabato, un servizio offerto a tutti esatto. I bambini. E però se insomma il tempo sarà buono ci sarà invece di stare sopra i bambini, li metteremo in questa zona bellissima all'aperto nel nostro prato. Sì, perché se ci sarà il sole sarà una bellissima giornata e immagino che i bambini vogliono stare nel prato a rotolarsi sull'erba, no? Abbiamo pensato di spostare il tutto nell'area giardino del Nami, che penso che chi ci segue l'anno scorso avrà visto il nostro giardino, che sono 1000 metri quadri di giardino, dove una parte dedicheremo ai bambini e un'altra parte ci saranno tanti divani dove anche gli adulti possono andare sia a rilassarsi, a fumare una sigaretta, ma anche a prendere un po' di sole. Ci sarà anche un'area bar con un barman che vi servirà dei cocktail per chi vuole bere anche un buon cocktail. E poi in serata, in seconda serata alle 6 ci sarà il DJ che continua ancora fino alle 11, sarà una giornata che iniziamo alle 10 del mattino e terminiamo a mezzanotte, quindi... Che bello, mi piace, questa è la Pasquetta che tutti vogliamo. L'idea sarebbe farsi la Pasquetta da Rosso Pomodoro, il pranzo e poi dopo nel pomeriggio, soprattutto i ragazzi che amano continuare a fare il full, quindi nel pomeriggio andare nel giardino...
bere un cocktail, un po' di musica, si balla a bordo piscina e niente, tirare fino a mezzanotte. Ah, ci piace questa Pasquetta, speriamo che arrivi presto. Nel frattempo ci continuiamo a godere un po' di rosso pomodoro. Infoline. Allora, Infoline abbiamo il mobile che è 366-71-78-085, il fisso è 089-82-60-81, pagina Facebook Rosso Pomodoro Fisciano, cliccate su mi piace così sarete aggiornati sui tanti eventi che organizziamo. Non abbiamo detto una cosa, Pasqua e Pasquetta abbiamo pastiere di grano che faremo nel nostro forno a legna e il classico casatiello napoletano con uova, pancetta, salame. Vabbè, mi fai troppo adesso, basta, contieniti perché sennò voglio che me lo prepari subito. Ok, allora io posso dirvi anche che il nostro buono e bravo e tanto simpatico tra l'altro DJ Aniceto se ne va anche lui con la pancia piena, soddisfatto e tanto felice dal tavolo del rosso pomodoro, perché proprio ha mangiato e si è deliziato tutta la serata e adesso è pronto anche lui per il Namì, insomma, tanta buona musica. Eh sì, ora adesso ci conviene andare di là, andare a vedere che cosa. Anche perché questa sera mi dispiace c'è Elisabetta. No, c'è Elisabetta. Guarda, no, volevi farla tu, fa piacere, fa piacere così mi rilasso un po' anch'io, altrimenti. Bravo, hai ragione. Dopo tanto lavoro passiamo, insomma, la patata bollente, no? Va bene, allora continuiamo con il Namì. I knew just what it had to be when I heard you say what you said to me. Do baby do inside. Look like you're working up an appetite for the night. Get it? By then I just sat at the back, keeping you out the way you act. Every string and deck, getting out of line. I'm yanking you back in your place. All is well and all is good. Stay in your place. Don't be no fool, but get along alright. You look like the type that would drive by. Best off being a friend to me. You don't want to up in me. Better play it cool. Don't know what I might do. Just what it had to be when I heard you say what you said to me. Do baby do inside. Look like you're working up an appetite for the night. Check it. By then I just sat at the back, keeping you out the way you act. Keep a string in that. Getting out of line, I'm yanking you back in your place. All is well and all is good. Stay in your place. Don't be no fool, but get along alright. You look like the type that would drive by. Best off being a friend of me. You don't want to love me. Better play it cool. Don't know what I might do. For the night, check it. By then I just sat at the back, keeping you out the way you act. Keep a string in that. Getting out of line, I'm taking you back in your place. All is well and all is good. Stay in your place. Don't be no fool, get along right. You look like the type that would drive by. Best off being a friend of me. You don't want to love in me. Better play school. Don't know what I might do. Come visit. What it had to be when I heard you say what you said to me. Do baby do inside. Look like you're working up an appetite for the night. Check it. By then I just sat at the back, keeping you out the way you act. Get a string in that. Getting out of line, I'm taking you back in your place. All is well and all is good. Stay in your place. Don't be no fool, but get along right. You look like the type that would drive by. Best off being a friend of me. You don't want to love in me. Better play it cool. Don't know what I might do. DJ Aniceto, ben ritrovato alle telecamere di Stress di Notte. Sì, sono sempre molto felice di incontrarvi, non vi incontravo da un po' di tempo, però quindi sono felice, sono felice di rivedervi, insomma, sono molto affezionato a Stress di Notte. E veramente. Noi lo siamo molto moltissimo a te. Grazie. Io continuo comunque a seguirti su Facebook, su tutti i social, io sì. Continuo a cliccare like quando ci sei tu. Mi fa piacere, è sempre un piacere, una bella donna, insomma, mi clicchi il like. Quanto è carino. E soprattutto una cosa che io amo del nostro DJ Aniceto è il suo sorriso, perché lui ha sempre questa gioia, hai la dolcezza negli occhi, è vero, è verissima, sì, questa cosa. Sì, bisogna essere sempre positivi verso la vita, che dobbiamo essere fortunati di vivere, quindi viva il sorriso, viva la gioia. Ecco. È vero. Questo è il modo migliore secondo me, del resto, per riuscire a trasmettere quelli che sono tutti i tuoi messaggi, le tue battaglie contro la droga. Sì, bisogna anche saperlo trasmettere il messaggio nel modo giusto. Sì, bisogna trasmetterlo, perché se poi
si è troppo noiosi, poi diventi palloso, poi i ragazzini scappano, insomma, quindi bisogna darlo sempre. Parlare la loro stessa lingua, potremmo dire. Sì, sì, bisogna proprio parlare la stessa lingua dei giovani, bisogna essere anche ironici, tipo il mio: abbasso la droga, viva la vita, viva la pizza margherita. Oppure: abbasso la droga, viva la torta, viva il sorriso. Insomma, sono tutti slang che poi, insomma, in discoteca con la musica danno il giusto appeal. Esatto, esatto. Anche perché del resto, giustamente, è un DJ contro la droga da così tanti anni, però che lavora comunque da così tanti anni. Cioè, sì, non è il DJ che tu dici, ah, poi il ragazzo dice, no, vabbè, quello è noioso contro la droga, e quindi poi... No, è tutt'altro, in realtà è ben altro, il contrario. Tanto per cominciare, perché naturalmente la bravura di un DJ... è richiesta, naturalmente, è ben voluta. Sì, assolutamente. Poi, insomma, quando non fai uso di droga, non fai uso di alcol, sei sempre molto positivo verso la vita, chiaramente poi la vita ti premia, insomma, ti fa essere molto, insomma, seguito dai giovani, e questo sono veramente felice di questo. È vero, è verissimo. A 13 anni tu hai iniziato già a suonare? Sì. 13 anni, diciamo quanti anni ho, però sono... Non diciamo quanti anni ho, ma si può capire, insomma. Un po' più grande, ma... Diciamo un po' più grande, ecco, diciamo che sono un ragazzone, oggi come oggi, che lavora da più di 35 anni nelle discoteche, e quindi sono molto felice di avere questo tipo di... Enzo si è fatto un attimo i conti, praticamente. Infatti, siamo lì. La matematica. Siamo lì, quindi sono felice di lavorare, di mettere i dischi, perché la musica ti mantiene giovane, insomma. Quindi dico a tutti i nostri, insomma, telespettatori: seguite la musica, che le rughe poi non ci stanno più. Ah, bravissimo, insomma, questa ci piace. Soprattutto non fate uso di droga, perché poi le rughe non ci stanno più, e quindi, ecco, insomma, è perfetto. Contro la droga e non solo, soprattutto anche contro quella che è la guida in stato di ubriachezza. Sì, assolutamente sì, sono due cose che arrivano sulla stessa strada. Cerco di combattere anche l'alcol, perché comunque portano tutti alle stragi del sabato sera, quindi bisogna darsi tutta una regolata. Esatto, tutti quanti, anche gli addetti ai lavori, bisogna farsi un bel esame di coscienza e salvare la vita ai ragazzi. Esatto, esatto, bravissimo, perché il divertimento, quello vero, è questo, insomma. Sì, è ballare, la buona sì. musica è il vero divertimento. Sì. Io do un po' di colpa anche ai genitori, perché molti genitori non sanno essere genitori, quindi anche i genitori un bel esame di coscienza. Ecco, bravo, mi sei piaciuto, mi sembra giusto, insomma. Sì. Allora, tantissimi anni in console, hai donato la tua vita alla console. Sì, assolutamente. Hai mai pensato, sì, dici, basta, cambio vita, adesso vado in pensione, mi sono scocciato? Ma no, assolutamente no, perché quando poi tu tracci un sentiero e hai molta gente che ti segue, e ti viene automatico di continuare. Nella mia vita ho avuto, diciamo, persone che mi stimano, come Piero Chiambretti, il principe Alberto di Monaco, mi hanno dato la possibilità di esprimermi anche per beneficenza, anche per la costruzione di scuole in zone di guerra col principe Alberto di Monaco a Monte Carlo. E quindi tutto questo chiaramente ti fa dire: io non smetto, metto la musica all'infinito. Esatto, questo è un bellissimo bagaglio di vita che tu porti sempre con te. Assolutamente sì, cerco di trasmetterlo ai giovani, cerco di trasmettere ai giovani la passione. Bisogna avere una passione per la musica, per lo sport, e molte cattive strade non si percorrono. Esatto, esatto, riuscitevi a divertire nel modo giusto e al posto giusto. Uno dei posti giusti sicuramente è il NAMI. Assolutamente sì, io sono felice di essere qui stasera, dove per la seconda volta mi esibirò, e sono molto felice che il mio agente Marcello Ruggiero mi ha portato di nuovo qui, in questo bellissimo locale, dove c'è veramente, si mangia chiaramente benissimo. Sì, al Rosso Pomodoro. Sì, questo è il Rosso Pomodoro, poi tra poco andiamo al NAMI, dove c'è veramente bella gente che si vuole divertire. Io sono voluto ritornare qui appunto per questo, che c'è la gente col sorriso sulle labbra, sempre, da mezzanotte alle 3 di notte. Sempre bello. Col sorriso stanno qui al NAMI, tutti quanti col sorriso così, pronti a captare la musica, a ballare. Ho visto un tuo spot, naturalmente contro la droga, in cui si vedeva te che suonavi, a un certo punto ti rendevi conto che nella sala piena di gente c'era qualcuno che si passava una pillola, sì. Tu arrivi, sì, e dai lo schiaffo, insomma, sulla mano e butti giù questa pilloletta. Ti è capitato realmente?
mi è capitato non in senso televisivo, ma mi è capitato molte volte, cerco con la dovuta calma di assolutamente di levare da mano questa morte che gira, insomma, diciamo che quello spot che ha visto poi al patrocinio della Regione Campania, è andato in onda anche su Rai 3 e su molti programmi televisivi dove sono ospite, viene fatto vedere, perché è proprio una cosa fatta, girata in una discoteca. Sono molto felice di averlo fatto questo spot. Sì, lo vogliamo anche noi, infatti, sì, adesso lo passerei anche a noi perché lo vogliamo anche noi mettere in onda. È praticamente visibile anche su YouTube e anche sul mio sito internet, quindi se andate, tranquillamente, assolutamente. Sì, con grande piacere, anche perché del resto proprio noi stesse di notte che rappresentiamo appieno il mondo della notte. Caspita, e questo è il messaggio che vogliamo lanciare ed è uno dei motivi per cui sono stata tanto tanto felice di intervistarti questa sera. Anche io, guarda, sei molto carina, anche tu uno stupendo sorriso, mi piacciono le persone che sorridono, che vedono la vita positiva, ecco, bisogna vedere sempre positivo. Bravo, vediamo sempre la vita per il verso giusto, che è il modo migliore, insomma. Sì. Ci spostiamo in console perché io non vedo l'ora di sentirti suonare. Sì, io in questo momento vi lascio con il mio slogan, poi dopo ci vediamo in console. Invece della marijuana, fate una matriciana. Ciao!
ci balla. C'è il nostro DJ Nicetto che da lì ci fa ascoltare tanta buona musica, ci sta facendo veramente divertire e soprattutto ogni tanto ci dice vi voglio bene. Ah sì, lui è simpaticissimo, è vero. È strepitoso, io ho fatto l'intervista prima, mi sono divertita tantissimo. È un ragazzo molto disponibile. Sì, disponibile, genuino, quel suo modo di lanciare quei messaggi giusti contro la droga. Insomma, è veramente un ragazzo straordinario e poi soprattutto è un bravissimo DJ. Ok. Anche perché qui al Lamy soltanto il meglio, ragazzi. È vero. Infatti lui è entusiasta di essere al Lamy, è la seconda volta che viene, è veramente gioiosissima l'idea. Sì. Anche un posto con un'accoglienza così bisogna ritornare. Vabbè, poi ha incontrato te, voglio dire, anche un uomo fortunato, per cui deve per forza anche ritornare. Anche tu mi hai incontrata, sei una donna fortunata. Fortunatissima. Sì, comunque lo sai che tra le altre cose DJ Aniceto è soltanto uno dei tanti DJ che stiamo ospitando qui il sabato sera, anche perché poi prossimamente ci sarà DJ Tizzano e DJ Brown, che sono DJ bravissimi di radio DJ eccetera, di radio speciali importanti network nazionali, per cui vi aspettiamo il sabato sera qui al Lamy. Esatto, diamo giusto qualche data importante a cui teniamo da adesso, insomma, ad aprile inoltrato, anche perché arriverà anche Pasqua, dice un po' troppo, dai, un po' di meno, vai. Ci sono arriva fin dove, cose, infatti, ragione, okay. un po' esagerato. Sì, arriva fin dove vuoi arrivare, fin dove si può, insomma, fin dove la mostra a memoria. Vabbè, se no, se abbiamo un po' di tempo, sono qui a spiegare. Se ci abbiamo una mezza giornata, c'è anche da qui all'anno prossimo. Esatto, anche perché, come dicevi giustamente tu, qui alla mia abbiamo organizzato tantissime cose per il mese di aprile, perché ci stiamo già un po' preparando per la volata estiva, perché poi a giugno il nostro locale si trasforma, per cui apriamo la piscina, smontiamo tutte le cose e diventa ancora più bello. Intanto vi ricordo che l'8 aprile ci sarà una serata one night organizzata con i nostri amici di Events Communication, e quindi ci saranno gli Schizzichea e insomma di ma alcuni ospiti speciali che non vi voglio far anticipare. E il 30 aprile, anche qui è forse gioco un po' troppo di anticipo, però il 30 aprile abbiamo il cabaret con Nello Iorio, per cui vi aspettiamo, seguiteci sulla pagina Facebook e lì trovate tutte le informazioni che di volta in volta insomma mettiamo con dei post speciali apposta per voi. Programmazione settimanale? Allora, il 25, vabbè, per i nostri amici, per i nostri fedelissimi, insomma, sanno già un po' i nostri ritmi e i nostri tempi, quindi venerdì serata caraibico e poi dance, e il sabato prossimo 25 abbiamo in Morgana, gruppo rock di Salerno, molto molto bravi, vabbè, anche stasera c'erano gli Escher che sono stati bravi, seguitissimi, per cui vi aspettiamo il 25. L'8 aprile, come ti dicevo, c'è questa serata one night con gli Schizzichea, e poi vabbè, ci saranno i soliti, la tribute band di Vasco Rossi ad aprile, ci sarà la tribute dei Negramaro, abbiamo Luca Sepe il 22 aprile, per cui anche lì insomma stiamo cercando di portare degli ospiti un po' diversi dal solito, sai, qualche novità, sì, di portare qualche novità. E poi dimmi tu, la Pasquetta, ragazzi. Antonio ti avrà spiegato tutto il menù. Antonio ha fatto una spiegazione dettagliatissima. Non avevo dubbi perché lui è precisissimo. Il nostro direttore, ragazzi, ok. Però vi aspettiamo il 17, perché per la Pasquetta abbiamo varie formule che probabilmente ti ha anticipato già lui. Quindi siamo aperti, allora, spazio di animazione, ludoteca per le famiglie e per i bambini. Abbiamo l'angolo garden barbecue per i giovani, ci sarà comunque l'aperitivo con la musica live e quant'altro, i core a core, insomma chi più ne ha più ne metta, perché qui siamo per l'abbondanza. Per l'abbondanza, è vero. E poi naturalmente c'è la doppia opzione che lui mi diceva, possiamo tanto, vabbè, la ristorazione magari si può fare anche a bordo piscina. Poi ci sarebbe il prato, ma comunque se non c'è il prato c'è la nostra sala di cristallo meravigliosa. Esatto. Anzi, devo dire la verità. Quindi, o c'è il sole, o nevica, o una turbolenza, cioè noi siamo pronti a tutto, per cui prenotate qui da noi, così non c'è il rischio di dover insomma cambiare il programma all'ultimo secondo, qualsiasi siano le previsioni. Esatto. Io guarda, sono una maricata perché ancora non sono riuscita a portare gli amici qui, vorrei portare gli amici e qui continuo a parlare, anzi loro continuano a chiedermi della sala di cristallo.
Allora io li vorrei riuscire a portare in entrambe le versioni, quindi devo riuscire a fare in tempo prima che mi togliete la sala di cristallo. No dai, hai di tempo ancora fino a più o meno il 10 aprile, il 10 giugno smontiamo. Ah, ok, ce la faccio. Quindi devo fare tutte e due le versioni, perché poi dopo arriva la versione estiva a bordo piscina, c'è anche il garden immenso. Che è meravigliosa. Però intanto voglio dire, la struttura anche così come adesso si presta alle feste private. Per cui, ok, perché sembra di stare sull'acqua, come dicevi tu l'altra volta. Anch'io voglio festeggiare la mia festa privata ballando sull'acqua. Brava, e poi qui offriamo un sacco di alternative, per cui la serata in realtà la costruite voi e non è una semplice festa, ma qui da noi diventa un evento, che è il nostro slogan. Esatto, quindi su misura per voi, io lo dico sempre, la nostra maggior passione, la cosa nella quale maggiormente ci impegniamo è sempre rendervi felici. Sì, noi siamo come proprio locali sartoriali, cioè presente quando si dice vestito sartoriale, ecco, noi siamo proprio quelli. Il locale sartoriale è bellissimo. L'evento costruito su misura per voi. È un locale sartoriale, anzi è il NAMI proprio. Esatto, vi aspettiamo numerosi, chiamateci, c'è uno staff sì, che è pronto a darvi tutte le informazioni per la richiesta dei preventivi, per tutti i dettagli del caso. 089 82 60 81, oppure se potete visitare il nostro sito web www.namilife.it, lì troverete tutte le informazioni. Quando arrivate non temete, perché non vi facciamo parcheggiare sulla strada o chissà dove, noi abbiamo ben 3 parcheggi custoditi, grandissimi e gratuiti. Quindi... Esatto. Dicevi bene, custoditi, perché di questi tempi esatto, bisogna anche stare attento a quello. Brava, ben detto. Nami, non c'è altro da dire? Se volete, ci siamo qua un'altra mezzogiornata, ma mi sa che andate di fretta, insomma, quindi... Vi aspettiamo, dovete soltanto telefonare, prenotare il vostro tavolo e lasciarvi andare e divertirvi qui da noi. Esatto. E vi vogliamo bene! Come dice il nostro igieniceto, vi vogliamo bene, veramente, dalla MI, vi aspettiamo.